ancora un morto ammazzato questa sera intorno alle 19:30. Strage, una vera guerra, quella di questa sera a Gela. E i feriti sono gli almeno... Gli investigatori non oscurano la presenza di un cimitero della mafia. Con lui salgono a 58 i morti della sanguinosa faida gelese. Un altro fatto di cronaca si è verificato oggi a Gela, mentre ancora l'opinione pubblica... Le indagini sul gravissimo episodio intanto seguono decisamente la... Ad ucciderlo sarebbe stato un solo sicario che forse conosceva il percorso della sua vita. Un nuovo colpo quindi sferrato contro i pastori dal clan Vincenzo. Ancora un omicidio dunque a Gela, si tratta di una... Una guerra inarrestabile nonostante l'impegno proclamato dalle istituzioni contro la... Nel 1990 avevo 26 anni, mi affacciavo da poco alla cronaca nera e collaboravo già da qualche anno con Videogolfo. Quella sera ero in redazione a preparare l'edizione serale del telegiornale. Videogolfo era in via Picceri, nel cuore del centro storico. La caserma dei carabinieri era in piazza Roma. Il suono delle sirene quella sera era diverso dal solito, continuo, stridente, quasi senza senso, e si mischiava con quello delle ambulanze e delle volanti di polizia. Non sapevamo ancora che sarebbe stata la notte dell'inferno. Era il 27 novembre del 1990. La mattanza ebbe inizio nel 1987. Da allora i morti si contavano giorno dopo giorno, già un centinaio fino a quel maledetto novembre del 90, quando la Stidda decise di sferrare un attacco militare a Cosa Nostra, convinta di poter in quel modo affermare il proprio strapotere. Alle 7 in punto, il primo gruppo di killer entrò in azione alla sala giochi Las Vegas, affollata quella sera di tanti ragazzini. Ecco il racconto di un testimone presente 30 anni fa nel tabaccaio accanto. Sento degli spari, come se fossero dei mortaretti. Mio suocero dice ai clienti, dice, ma come, stanno iniziando adesso, ancora non siamo a Natale. Ma poi quando ho sentito pom 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 pom, ci disse fermi tutti dentro la tabaccheria. C'era mio figlio che mi chiedeva 50 lire per venire a giocare qua con il calcio balì, e che era con il figlio del macellaio Caffà. Fermi tutti! E io abbasso un po' la saracinesca e scappo per venire qua, perché i colpi provenivano di qua, perché c'era gente che scappava. Qua c'era il Bar Ligure che ha chiuso la saracinesca, il macellaio si è chiuso. Si disse, Rocco, c'è tuo figlio Alessandro con... Ma quello si è chiuso dentro, cioè preoccupandosi. E io ho visto che è uscito uno con due pistole in mano. Con due pistole. È uscito, nel mentre arrivava la macchina dei carabinieri a grande velocità, pum, pum, e si ferma di fronte alla tabaccheria. E un ragazzo cade. Poi quelli escono. Uno scappa di qua, uno scappa di là, però quando io entro, mamma mia, ragazzi buttati a terra, sangue. E poi io chiamavo a mio figlio e ad Alessandro. Enzo, Enzo, Alessandro. Invece non erano qua. Sono ricordi brutti, bruttissimi. In quel momento la città è cambiata, le saracinesche si chiudevano veramente già alle 7 di sera. Sì, perché era un momento critico, un momento caotico per le autorità, per tutto. Ma comunque, siamo sopravvissuti.
è arrivata una telefonata che dice hanno sparato vicino a Piazza Sant'Agostino, di fronte alla torrefazione, alla una sala giochi. Abbiamo chiesto se c'erano morti, dicono pare che ci sia un morto e diversi feriti. Quindi telefono al giornale, dico mi sto spostando perché c'è questa sparatoria, ancora, come si fa? Come fanno tutti i cronisti? Arrivo qui sul posto e invece di un morto, di morti ce n'erano già due e parecchi feriti erano stati portati in ospedale. La prima scena che hai visto appena sei La arrivato? La prima scena era tantissima gente, curiosi come al solito, sui marciapiedi a guardare, però i loro volti erano terrorizzati perché l'operazione, che un'operazione militare che avevano messo in campo gli autori di questa strage, era stata di una spavalderia, di una organizzazione così minuziosa da impressionare, perché pare che qui non siano venuti a caso. Prima, ecco perché poi sulla Sicilia abbiamo detto alle 18.30 è iniziata l'operazione, perché prima sono arrivati con una macchina, e pare che fosse la Fiat Uno, rubata a Don Grazia Labiso, e con le moto avevano fatto un primo giro per accertarsi, sì, per accertarsi che i loro nemici, poi chi fossero i loro nemici lo vedremo successivamente, si trovassero là dentro. E quando sono stati sicuri hanno fatto questo blitz che è durato pochissimo, le 7 meno 5 si considera, 5 minuti prima delle 7 sono entrati, hanno sparato all'impazzata, hanno ammazzato due ragazzi subito, uno era Salvatore di Dio, l'altro era Giuseppe Areddia, e poi hanno ferito gravemente Emanuele Trainito. Emanuele Trainito morirà poi durante il tragitto all'ospedale, arriva cadavere in ospedale. Quello era soltanto l'inizio. Quello non fu soltanto un attacco ai Madonia, ma allo Stato. Lo Stato che non c'era. Arrivò Sica, commissario straordinario, prefetto antimafia in Sicilia, da Palermo venne a Gela, arrivò a Nottefonda. L'unica cosa che poté dire: Gelesi, telefonatemi, c'è un numero verde, chiamate e aiutateci a scoprire chi sono. I gelesi hanno collaborato, per la verità. Intanto due dei sicari, due dei killer sono stati intercettati sulla strada per Vittoria, lungo la strada per Scoglitti, e c'è stato un conflitto a fuoco con inseguimento, ma i ragazzi, i sicari, diciamo, i killer, sono riusciti a fuggire. Mentre cercavamo di capire, contare morti ed i feriti, il traffico impazzì ed arrivarono notizie di tanti altri agguati. Il centralino di carabinieri e polizia era in tilt. Gli scanner taroccati dalle redazioni continuavano a ripetere altri indirizzi di altre sparatorie e di altri morti. In via Tevere le pistole spararono ancora. Arrivato qui, non c'era. Sì, era già tutto bloccato. Pochi curiosi là sotto e tanta gente che era rientrata in casa, era andata a casa, perché temeva che ci fossero altri episodi criminosi, altri assalti, altre sparatorie, altri morti. E come vi raccontava il tabaccaio, tutti quanti cercarono di mettersi al sicuro. Eravamo, questa è la zona. Scerra Domicoli e Ingardona sono le vittime, le persone che sono state uccise qui. Un fratello di Domicoli, Aurelio, è riuscito a sopravvivere. E si sparava, come dicevamo, all'impazzata, però sapevano chi dovevano andare a colpire. O erano le persone direttamente interessate, o amiche delle persone interessate che dovevano loro colpire per dare il messaggio, non lo sappiamo ancora oggi. Sappiamo soltanto che i killer che sono stati poi arrestati, eccetera, sono stati condannati
e con sentenza passata in giudicato. Ma non era finita, non era ancora finita. Alle 19.15 ecco un altro enduro girare attorno all'abitazione dei Trubbia nei pressi del cimitero. Il cognato, Luigi Blanco, forse faceva da guardiano. Era incensurato, 3 colpi al cuore lo uccisero all'istante. La mattanza non finì però lì, perché alle 19.18 il quarto comando di morte completò la sua missione davanti ad una macelleria in via Venezia. Una sola persona che evidentemente era stata seguita e attesa all'uscita della macelleria. Era Francesco Rinzivillo. Forse quello è stato il momento, come possiamo dire, culminante di quella serata, perché in 15 minuti, in un quarto d'ora, 20 minuti nemmeno, avevano già portato a segno il loro messaggio di morte alla cosca avversaria. Che lascia tutto questo? Si dice che un popolo che non ha storia è un popolo che è destinato a non avere futuro. Ebbene, se questa è la storia negativa di questa città, il futuro non può che essere positivo, a condizione che questo abbia lasciato un seme di legalità che possa far dire ai gelesi basta. Lo Stato si ricordò che Gela esisteva dopo quella strage. 100 morti ammazzati non erano bastati per mandare più carabinieri e poliziotti. L'alto commissario alla mafia Domenico Sica venne a Gela il giorno stesso della strage. Il tribunale sarebbe stato inaugurato il 10 gennaio del 1991 dall'allora presidente Francesco Cossiga. 5 giorni dopo la strage, i carabinieri scoprirono il covo di 7 farine, dove i sicari avevano anche festeggiato con champagne, cocaina e aragoste la riuscita della mattanza. Dentro una botola trovarono Carmelo Ivano Rapisarda. Gela, ribattezzata Mafiaville, la città dei baby killer, seppe però reagire ai suoi morti, al racket, allo strapotere della mafia. Più di 30.000 persone aderirono alla giornata di mobilitazione indetta da CGIL, CISL ed UIL con lo slogan «Gela si ferma per andare avanti». Al corteo si unirono 7.000 lavoratori del petrolchimico. La speranza la diedero gli studenti, quel giorno in prima fila. Ci fu un sussulto, una rivolta morale da parte della città. I giovani che sono stati sempre la parte buona di una società, hanno capito che non si poteva continuare così. Io parlavo di futuro, il futuro è proprio dei giovani, e se questa città fosse caduta nelle mani della malavita non ci sarebbe stato futuro proprio per questi ragazzi. Di quei 18 minuti che stravolsero la storia di Gela, oggi rimangono pagine ingiallite dei quotidiani di allora, ma quella storia non va dimenticata.